Ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro primo appuntamento live della settimana. Scusate il ritardo, ma ho avuto un po' di problemi vari e soprattutto ho voluto portarvi una promo nuova di BlockFi che vi farò vedere tra poco, che vale per tutto il mese di ottobre. So che molti mi chiedono spesso di questa piattaforma e quindi ogni tanto vi trovo qualche promo interessante e ve la sottopongo. Ecco, diciamo così. Ben ritrovati a tutti. Detto questo, siamo qua a osservare sullo sfondo, come al solito quando iniziamo, il grafico di Bitcoin, che ultimamente ci sta piacendo, sta dando un po' di segni di carica, un po' di spinta, un po' di energia finalmente, anche se al momento si è già fermato, ha già tirato un primo freno, che è la candela di arresto di ieri, ok? Chi mi segue su Telegram già saprà un po' come vedo questo movimento, come mi sto muovendo e come lo sto approcciando. Per tutti quanti invece ne parliamo tra poco, quando andiamo ovviamente ad esaminare i grafici. Oggi, come sempre, divideremo il nostro live in due. All'inizio mi baserò sulle vostre domande, voi deciderete di che cosa parlare chiedendomi utilizzando la chat, e alla fine andremo a dare uno sguardo ovviamente ai nostri amati grafici. Andiamo a vedere Bitcoin e le altcoins, che ce ne sono alcune abbastanza interessanti che vale la pena insomma seguire, ok? Quindi siamo tutti sul pezzo, siamo tutti belli carichi e speriamo che sia la volta buona, che Bitcoin faccia un'altra bella leg up, vada a sfondare i massimi locali e poi sapete che ci sarebbe tanta tanta bella carne al fuoco. Hai letto l'ultimo tweet di CZ? A quanto pare domani potrebbe esserci un annuncio dalla Cina riguardo la blockchain. Assolutamente no, ma adesso mi hai messo la curiosità, quindi me lo vado a vedere subito, l'ultimo tweet del nostro amico CZ. Andiamo a vedere che cosa dice, quando è che la twittata, eccolo qua. Non c'entra niente, parla dello stimolo. Vediamo cosa dice. Pump it, we will likely have oh mamma mia, è vero, vediamo allora. Riguarda forse sempre lo stimolo, inteso il denaro che viene erogato dai governi per far fronte all'emergenza, però vi incollo qua questo tweet che mi avete suggerito voi, ok? Quindi è una risposta al nostro caro amico Donald Trump, che ovviamente go big or go home, in pieno stile Donald Trump, vuole fare insomma sempre tutto al massimo, comprese ovviamente le stampate di dollari. E il nostro CZ risponde dicendo che probabilmente due dei più potenti presidenti del mondo pomperanno le cripto per noi in due giorni consecutivi. Dei rumor dicono che dalla Cina sta per arrivare un announcement, quindi un annuncio inerente alla blockchain. Tomorrow, not financial advice. Vediamo il nostro insider CZ che cosa ci tira fuori, non lo so. Attenzione ovviamente ad agire in base a questi tweet, perché insomma sono un po' iper mega speculativi, però sono curioso di vedere cosa accadrà. Sicuramente si riferisce in parte poi agli stimoli monetari che vengono appunto continuamente erogati in questo periodo dai governi, che è una cosa che avevamo già commentato anche noi in passato, se vi ricordate, dicendo un po' che l'approccio che stanno avendo i governi probabilmente è quello di sacrificare soprattutto la stabilità economica di lungo termine dei loro stati per salvaguardare quella di breve termine, perché dare tutti questi stimoli sì, sicuramente sul breve permette di far fronte all'emergenza, però caspita, dal punto di vista del lungo periodo non so quanto sia sostenibile continuare a stampare moneta, perché avevo letto una statistica curiosa che avevo condiviso con voi, che nel 2020 sono stati stampati mi pare il 25% di tutti i dollari in esistenza, e se pensate che teoricamente l'inflazione dovrebbe procedere ad un ritmo tale da raddoppiare la supply del dollaro americano ogni circa 10 anni, con un ritmo di questo tipo ce ne voglio meno di 5 in sostanza, quindi sicuramente è una bella botta e non so per quanto sia effettivamente sostenibile nel tempo. Vedremo insomma, sono curioso di vedere come si risolverà tutto questo. Ragazzi, io comincio immediatamente a leggere le vostre domande, vi incentivo di nuovo a farne, fatene tante, perché così decidete
decidete un po' voi l'argomento, che sia l'asset allocation, visto che ieri abbiamo tirato fuori per l'ennesima volta dal cilindro questo tema di fondamentale importanza, perché periodicamente è bene aver sotto controllo il proprio portafoglio e saper come gestirlo, sia che sia un grafico a richiesta, qualche domanda su una notizia in particolare, su una coin, insomma, sbizzarritevi, perché mi piacete così. Buonasera, pensavo di essere in ritardo, con me non si è mai in ritardo, questo segnatelo perché puoi stare assolutamente tranquillo. Buonasera, eccoci, grande Luca, buonasera, ma buonasera a tutti voi. Ciao Luca, ciao a tutti, ciao, ciao Luca, ce l'ho fatta ad esserci, mi fa veramente, veramente tanto piacere. Ciao Luca, hai letto l'ultimo tweet? Ok, questo l'abbiamo visto adesso, che me l'hai fatto scoprire tu e ti ringrazio. Ciao Luke, quali sono i primi 5 token per importanza nel mondo NFT? Guarda, non faccio un po' fatica a risponderti perché non lo so, a dire la verità, non seguo da vicino i progetti e i token, ma soltanto come muove l'ecosistema NFT. Te ne posso citare alcuni che hanno fatto parlare di sé e che ho guardato, alcuni me li sono anche un po' approfonditi, che sono in primis Meme, che è quella piattaforma nella quale in sostanza tu acquisti il token Meme. Con il token Meme puoi metterlo in staking, in sostanza, per farmare i cosiddetti pineapples, che sono ananas di fatto, e con questi ananas, quando ne hai mi pare 5, puoi fare il redeem di un NFT. In sostanza rilasciano delle serie, vanno a serie questi NFT, a tema, che possono essere fatti da un certo artista, inerenti a un certo tema. Ad esempio all'inizio, nella prima serie, c'erano tutti i personaggi principali del mondo Ethereum, quindi c'era ad esempio Andre Cronje, Vitalik Buterin, insomma tutti quelli Sam SBF di Alameda, tutti quelli che conosciamo nel bene e nel male. Poi c'è stata una serie, mi ricordo, di un particolare cripto artista, che tra l'altro l'ultima opera che ha fatto è stata venduta, ho visto ieri, a $35,000, mi pare, una cosa del genere. E quindi niente, Meme è uno di questi progetti che vale la pena un po' conoscere e seguire. In seconda battuta c'è com'è che si chiama? Rarible, eccolo, che è una piattaforma che è un po' un casino secondo me, perché c'è veramente di tutto e di più, dove si può fare compravendita e generazione di NFT. Quindi in sostanza tu con il loro smart contract puoi creare un NFT e tramite il loro marketplace metterlo in vendita. Poi c'è OpenSea, che però non ha un token proprio, se non erro. Poi vabbè, c'è il token Whale di Whale Shark, che è un po' un token collateralizzato da un pool di NFT, e in sostanza è un community token, perché Whale Shark ha una grossa community nel mondo della criptoarte e degli NFT, e questo token in sostanza è la loro moneta di scambio per comprare alcune di queste opere e venderle. Però attenzione, perché sono argomenti, sono progetti per chi capisce questa nicchia, quindi sconsiglio di comprarli alla cieca, che è una cosa che andrebbe non fatta mai con nessun tipo di progetto, ma in particolare con progetti così di nicchia come quelli del mondo NFT, perché nel mondo NFT c'è veramente di ogni. Detto questo, dovrei approfondire alcune novità, perché ce ne sono tante, io non ho avuto il tempo di seguirle, lo ammetto. Adesso mi sto un po' concentrando, non so se vi possa interessare, sulla DeFi nella Binance Smart Chain. Quindi ho visto che ci sono alcuni progetti interessanti, e soprattutto le gas fees lì sono veramente infime, quindi potrebbe valer la pena andare ad approfondire alcune piattaforme di questo tipo, e le vedrete nel prossimo futuro. Buonasera Luca. Luke, che leg up? Ci serve prima un fake down per comprare sempre di più? Guarda, secondo me, io ti dico come la mia sfera di cristallo vede questa situazione, ma in realtà non è un'analisi da sfera di cristallo, perché se guardi la candela di ieri, è una di quelle che io chiamo candela di arresto, una candela che spazza sopra e sotto, spazza via appunto l'order book, toglie un po' di liquidità e solitamente tira un po' il freno al movimento in essere. Quindi secondo me potrebbe esserci un'altra leg up, ma ci vorrà un attimino di più, quindi non me la immagino immediata. Potrebbe assolutamente succedere, però vista appunto la candela di ieri, mi aspetto con più probabilità una situazione un attimino più statica per i prossimi giorni. Stiamo a vedere.
Poi ovviamente andiamo ad approfondire. Che maglia? Ciao maglia puffo! Ma non è il color puffo, dai, è un blu scuro. Poi questa luce cioè, lo rende terrificante. Certo che il mondo cripto è peggio di Beautiful, non ci si annoia mai, esatto. Un giorno c'è un Uniswap che regala token, un altro giorno arriva uno che si fa chiamare Blue Kirby e scamma tutti. Non so se hai seguito. Sì, ho seguito. Guarda, nel mondo della DeFi ce n'è veramente di ogni. Ma poi vogliamo parlare della saga di SushiSwap che c'era stata, tutti i casini di Alameda, il discorso di Andre Cronje con Eminence Finance, veramente è un macello. Poi c'è stata molta esposizione mediatica in questo periodo, quindi figuriamoci, veramente un delirio assoluto. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Cosa ne pensi del dollaro costo average? Immagino tu voglia dire dollar cost average. Guarda, ne penso che è un ottimo metodo per fare un piano d'accumulo per chi non ha particolare interesse nel fare trading, perché il fare trading deve essere assolutamente riservato a chi lo sa fare. Quindi attenzione, mi raccomando, non fiondatevi nel trading se non sapete farlo, quindi se non avete le nozioni di money management, di risk management e tutto quanto. Altrimenti, se uno vuole banalmente investire in Bitcoin, cosa sacrosanta, c'è il metodo più semplice in assoluto, il famigerato PAC, quindi appunto mediare, da lì dollar cost average, nel tempo diversi ingressi. Abbiamo trattato l'argomento in mille video, quindi non vi sto a tediare ulteriormente, però è assolutamente un metodo che vale la pena di conoscere e, perché no, se ce la sentiamo, di praticare, perché rende l'investimento più semplice e meno impegnativo emotivamente. Cosa ne pensi di Biden e di Trump? Guarda, non voglio adesso mettermi a parlare di politica, però non sono un sostenitore di sicuro di Trump. Di Biden, a dir la verità, neanche, non è che mi faccia impazzire. Tra i due però lo reputo il male minore. Ripeto, non voglio mettermi a parlare di politica, non voglio andare off topic, anche perché insomma la situazione in America è parecchio complicata e bisognerebbe parlarne per molto tempo. Ciao grandissimo, una domanda veloce, guarderò la risposta in differita. A quando un video sul dettaglio delle tue posizioni nel mercato azionario, riprendendo il video di ieri sull'asset allocation? So che temi di andare off topic, ma credo che ne saremmo tutti interessati e sarebbe un piacevolissimo approfondimento. Guarda, perché no? Potremmo assolutamente parlarne, potrebbe essere una buona idea per completare un po' magari il quadro, che so che molti se lo chiedono, in che cosa investo al di fuori delle cripto. Potrebbe essere un modo per soddisfare questa curiosità. Non aspettatevi chissà che cosa, perché sono molto più skillato nelle cripto che al di fuori è un investimento abbastanza semplice, e comunque ne parleremo, dai, ne vale la pena, me l'avete chiesto in tanti, credo che ne valga la pena. Speriamo che Trump come stimolo non si riferisca al lancio della sua shitcoin. Vi immaginate una shitcoin di Trump? No, non ce lo vedo, secondo me non sa neanche bene di che cosa si tratta. Tra l'altro, cosa potrebbe dare poi con la sua shitcoin? Lo puoi fare il redeem in carta igienica, in armi, non so che altro, vabbè, lasciamo perdere. Ciao, dicevi che ci sono due tipi di NFT, quelli unici e quelli ad edizione limitata. Si possono distruggere quelli ad edizione limitata così da diminuire il numero ed aumentarne il prezzo? Se si possedessero tutte le copie di un NFT, si può trasformare in un NFT unica? Guarda, in realtà, ovviamente è come immaginarvi, non lo so, un francobollo, un'opera d'arte di cui ci sono 100 esemplari identici, chiaramente, e questi 100 esemplari sono gli autentici, gli unici autentici. Se uno ovviamente li ha tutti e 100, può farne quello che vuole, quindi semplicemente ne darà maggior rarità al pubblico, perché ce li ha tutti lui. E è vero, ce ne sono 100, quindi non è la stessa cosa che dire un pezzo unico, però in ogni caso ne aumenterebbe la rarità percepita, chiamiamola in questo modo. Distruggerli non ha molto senso, a mio parere, perché comunque rimarrebbero lì. Non so se esiste una logica di burn per gli smart contract degli ERC, cos'è, 1-1-2, quello che era, quelli di tiratura limitata, però fondamentalmente sì, sicuramente dal punto di vista di limitare la supply è un po' come dire, se dei 21 milioni di bitcoin 20 milioni sono bloccati, quell'1 milione
nel circolante e a parità di domanda ovviamente si ha un prezzo più elevato. Si può fare un ragionamento molto simile, però deve sempre esserci alla base la domanda, perché se un NFT non lo vuole nessuno, anche se ha tiratura ultra limitata, chiaramente non vale una mazza. Più uno su asset allocation ETF, va bene, mi avete convinto. Hola a todos, hola anche a te. Grande Luke, redeem delle shitcoin, come fare? Adesso è in pausa il programma shitcoin, perché dobbiamo fare la stagione 2, è stata vinta la stagione 1 da un amico qua che ogni tanto lo vedo risbucare, non mi ricordo come si chiama, ma era un bel nome, era simpatico. E la stagione 2 la variamo tra poco. Quindi per ora non fate FOMO sulle shitcoin perché è in pausa, ma ne vedrete delle belle tra poco. Sul bonus BlockFi è necessario depositare BTC oppure va bene anche stablecoin? Allora, ne parliamo subito. Allora, lasciatemi shillare 5 minuti questa promo di BlockFi perché è interessante, secondo me può valer la pena conoscerla. Visto che ne abbiamo parlato tra l'altro anche ieri nell'asset allocation, è una delle piattaforme SeFi che preferisco, BlockFi, perché fondamentalmente si chiama BlockFi, Fi sta per Fidelity, che è uno dei principali investitori e partecipanti nella piattaforma, oltre a Winklevoss, oltre a Coinbase, insomma è una piattaforma istituzionale, lo possiamo dire, è una sorta di banca, un servizio finanziario centralizzato, attenzione CeFi, che cosa ci permette di fare? Ci permette di ottenere una rendita passiva sulle nostre cripto che depositiamo sulla piattaforma stessa. Ce ne sono tante di piattaforme che applicano questo modello, BlockFi ha di buono che ha dietro dei nomi importanti, quindi dal punto di vista della sicurezza è una, forse quella al top in assoluto. Infatti sapete che io la utilizzo senza remore e ve l'ho mostrata in più occasioni. In che cosa consiste questa promo? Consiste, è una promo come vedete da questa immagine molto insomma amatoriale però simpatica, è una promo a tema Halloween, quindi per il mese di ottobre in sostanza. Cosa succede? Cosa bisogna fare? Allora bisogna innanzitutto essere nuovi clienti, quindi ahimè se avete già un account con dei depositi fatti per voi purtroppo non vale più. Se non avete ancora fatto questo è un incentivo che la piattaforma vi offre per creare un nuovo account e depositare una somma. Se depositate una somma maggiore di $25 avrete $25 in Bitcoin di bonus. Non è necessario, vista la domanda che hai appena fatto, depositarli per forza in Bitcoin, possono essere anche in stable coins, l'importante è che sia che si valorizzi poi con questa somma anche alla fine del mese, ok? Perché va depositata e holdata per, adesso ti dico anche quanto, mi pare fino al 14 gennaio 2021, quindi per 3 mesi all'incirca, mi pare. Esatto, vedete, i termini e condizioni completi sono qua sotto, quindi in sostanza bisogna avere un balance di 0 oggi, alle 4 UTC di oggi, quindi sono già passate. Questo deve essere il primo deposito in BlockFi Interest Account e bisogna mantenere un balance di $25 o più a seconda ovviamente del livello nel quale ci si vuole porre fino alla mezzanotte del 14 gennaio 2021, ok? Il bonus sarà pagato in Bitcoin il 15 gennaio 2021, ok? Quindi il giorno dopo, al termine del calcolo, riceverete un bonus in Bitcoin di questo controvalore. Se depositate $26, perché dice maggiore, avrete $25 in Bitcoin. Tra 2,50 e 9,99 35, 1,000 4,999 60, 5K 10K 125, da 10K in su $275 in Bitcoin. Ve l'ho detto, è una piattaforma che reputo sicura, veramente a basso rischio visti i nomi che ci sono dietro. Io la utilizzo, mi sono sempre trovato bene, rendita passiva pagata mensilmente sulle proprie cripto. E sulle stablecoin arriva all'8,6%, su Bitcoin mi pare che sia il 6 o 5 qualcosa. Comunque trovate poi tutti i dati
Nella pagina, insomma, dell'applicazione stessa, se voi andate a spulciare un po', dovete utilizzare, attenzione, per poter usufruire di questa offerta, questa promo, come la vogliamo chiamare, che vale fino al 31 ottobre, quindi poi scade, il link che ogni tanto vedete scillato nella chat per chi ci segue su Twitch e che vedete invece nella descrizione del video se invece ci state seguendo sul tubo. Che dire, ve la lascio qua, fatene quello che volete. Ritorniamo a noi e andiamo avanti con le domandone. Oro e argento si sono sfracellati oggi e ho notato che hanno un momento un po' di volatilità, i metalli. Andiamo a vedere cosa combinano. Sì, sono un po', ultimamente sono abbastanza volatili, hanno delle candeline di qualche punto percentuale anche, arrivano anche a due, che per l'oro è una cosa abbastanza stramba. Tra l'altro l'oro, ne avevamo parlato un po' di tempo fa, stava seguendo un possibile recupero, ok? Se arrivava a fare il reclaim di questa zona, vi ricordate il discorso? 1960-1980, speculativamente poteva essere un entry interessante. L'oro, poi ovviamente penso che molti di voi, come faccio anch'io, ne abbiano magari allocato una parte nel portafoglio, sempre con un'ottica di investimento, quindi ritorna al discorso delle percentuali di ieri e dell'asset allocation, con ribilanciamento periodico. L'oro alla fine ha una componente interessante perché bilancia l'inflazione, bilancia quei momenti di sell off sull'azionario, ha il suo perché, ok? Diversifica ovviamente il portafoglio, le commodities in generale hanno il loro perché, poi si può splittare in oro, argento e qualche azzardo tipo, non so, palladio piuttosto che altri metalli. In ogni caso, senza andare troppo off topic, questo è un po' il discorso, quindi speculativamente adesso non è ancora forse interessante, mentre il discorso dell'investimento è totalmente diverso, cioè il grafico conta alla fine fino a un certo punto. Il trend è comunque rialzista, questa è una fase correttiva di breve su un macro estremamente bullish per l'oro. Cosa volevo dire? Ah sì, molti di voi, sempre rimanendo nel tema dell'asset allocation, mi hanno chiesto il file Excel, un foglio Excel per calcolare i ribilanciamenti, e io ve lo farò, ve lo prometto, avete questa mia parola, lo troverete su Telegram, quindi appena l'avrò pronto ve lo condividerò su Telegram in maniera ovviamente totalmente gratuita, come è sempre mia abitudine fare, e quindi aspettatevelo lì, ve lo shillerò a tempo debito. Adesso ritorno su Bitcoin, che è la mia scaramanzia, avere sempre il grafico dietro. Oggi non metto l'hashtag pump in diretta perché so già che ormai non lo vedo. Dove investi in oro? Io utilizzo Pax Gold, il token Pax Gold, che mi piace perché è liquido, è semplice da gestire, ha basse commissioni ed è regolamentato, quindi non è che l'ha creato qualche piattaforma così un po' esotica, ma è regolamentato da, insomma, mi pare che sia com'è che si chiama? Paxos, eccolo, non mi veniva il nome. Paxos, che la stablecoin regolamentata, la coin legata all'oro regolamentata, si appoggia al London Bullion Market, quindi insomma parliamo di un attore importante, regolamentata da istituzioni e dagli osservatori finanziari del settore, quindi è mi dà sicurezza, ecco. Ciao Luca, gasatissimo, bravissimo Lorenzo, grande, sempre sul pezzo. Buonasera, salve a tutti, conosci Ankr? Purtroppo no, mi dice qualcosa ma non lo conosco, mi spiace. Ciao Luca, nel tuo portafoglio di stablecoin a rendita passiva non utilizzi crypto.com perché obbliga a bloccarlo 1-3 mesi? Le percentuali sono maggiori di BlockFi e Nexo. Guarda, ma sai che ti dico la verità, io non ho mai utilizzato crypto.com, non lo so il perché, a dire il vero, non mi ha mai ispirato più di tanto, a dire la verità, ma ultimamente mi ci sono avvicinato perché in primis ho provato la loro carta, non so se ve l'avevo raccontato, ma in Sardegna, quando ero andato in vacanza, ho provato un po' la loro carta, no? Per vedere come funziona, come mi trovavo anche con l'app, mi sono trovato veramente bene, ho fatto un po' di ricerche da lì ed effettivamente ho visto che c'è dietro un ecosistema molto interessante, molto funzionante. Lo sto approfondendo proprio adesso perché sto valutando, perché no, di iniziare a utilizzare un po' anche quello per diversificare, visto che
Comunque, appunto, l'ecosistema mi sembra solido, stabile, cioè lavorano bene, non sono quei ponzi, no, che cercano solo di pompare un po' le cifre, pompare la rendita per fare marketing, ma hanno dietro tutto quello che serve, l'exchange, le piattaforme, il marketing, i token, la liquidità. E quindi, che dire, me ne sentirete parlare. Adesso sto approfondendo il primo video, credo che lo farò sulla carta, perché mi state massacrando più o meno da un anno. Ma quando fai il video sulla crypto.com? Perché sapete che io ci tengo anche a recensire tutte le carte, e poi da lì andremo a vedere anche l'app e tutto quell'ecosistema di rendita passiva, una cosa alla volta, e deciderò se diversificare o meno ulteriormente, includendo anche crypto.com. Quindi stay tuned. Dunque, dove siamo? Ciao Luca, hai delle piattaforme da consigliare per investire nei mercati tradizionali? Tu come fai? Ho un amico che mi ha consigliato eToro, ma mi puzza sinceramente. Guarda, ti dico, eToro non è che è uno scam, però ha delle commissioni molto alte, ci sono i CFD che hanno commissioni nascoste un po' a destra e a sinistra, degli spread spesso discretamente alti, quindi io personalmente non lo utilizzo, è più per operazioni speculative eToro. Per l'investimento io mi trovo bene, personalmente uso tre piattaforme: la piattaforma della mia banca Fineco, con cui in sostanza faccio i miei PAC, i miei investimenti più a lungo termine, DeGiro, come dice giustamente Donkirk89, mi ci trovo molto bene, e Interactive Brokers per gli strumenti un po' più pro, però metteteci una parentesi perché quella è un po' l'operatività un po' più pro, ve l'ho detto, derivati, opzioni e simili. DeGiro e la piattaforma della mia banca in sostanza mi permette di fare tutto quello di cui è necessario. PAC è il top, effettivamente sia un ottimo modo per pianificare un investimento in maniera tranquilla. Ciao Luca, mitico, sei il numero uno, gasatissimo. Grazie, grandissimo. Volevo chiederti, cosa ne pensi di InBlock, piattaforma SeFi? Non la conosco, InBlock si chiama, aspetta che la cerco. InBlock, eccola qua. Non la conosco e quindi non ti posso dare un mio parere, ecco. Facciamo così, la vado ad approfondire un po' nei prossimi giorni e poi ve la recensirò, magari ve la porto all'attenzione e ne parliamo un po' insieme, però per il momento non mi come si dice, espongo, ecco, perché non la conosco. Ciao, prima volta live per me, alla grandissima, ma grande, benvenuto tra noi, mi fa piacere che ci sia sempre gente nuova, benvenuto e spero che ti gaserai con noi. Emozionato, appena swappati i miei land token in Aave sulla loro piattaforma, attualmente quotato a $51 circa. Eh sì, è vero che c'era lo swap, com'è che era là il rapporto 100-1? Non ricordo esattamente qua, però mi ricordo che c'era appunto lo swap dei token in questi giorni. Buonasera Luca, gasatissimi come sempre. ADX avrà futuro? ADX non lo conosco proprio. Io ho ricevuto l'airdrop di Putin Coin su Crex24, ma che cos'è, caspita. Oggi mi sono trovato 38 FIO nel mio wallet Binance, regalano coin a caso? Onestamente non lo conoscevo nemmeno questo progetto. FIO non lo conosco neanch'io, ma spesso Binance fa questi airdrop. Fammi vedere che cos'è questo FIO, scommetto che, aspetta, adesso appena mi carica la pagina te lo dico. FIO, eccoci qua. FIO Protocol, no, non l'ho mai sentito nemmeno io. Però immagino che sia listato su Binance, sì, FIO BTC, FIO, non lo so, guarda, non lo conosco proprio, te l'ho detto, spesso fanno degli airdrop su Binance, quindi potrebbe essere un airdrop perché hai holdato qualcosa. Comunque a cavallo nato non si guarda in bocca, dai. Trump potrebbe tokenizzare i suoi debiti, sì, ha voglia, cosa salta fuori, altro che gli euro bond, i corona bond, te salta fuori di tutto. Ciao, che cosa ho perso? Ma guarda, niente di particolare, anche perché sei arrivato un po' di tempo fa, quindi il grosso l'hai fatto. InLock, scusa, si chiama così la piattaforma SeFi, esisteva anche InBlock, però non era una SeFi. Ho trovato la pagina, infatti ho detto, ma che cos'è sta cosa? Comunque, ripeto, ci guardo e ti so dire, InLock.
Doc, grazie per la segnalazione. Su Rarible li puoi bruciare. Ah, si possono bruciare gli NFT. Interessante, non sapevo. Non sapevo proprio, però è un po' la stessa opinione che avevo prima. Dai, alla fine è una diminuzione della supply, è una logica che funziona se c'è domanda, ecco. Ma ha cambiato interfaccia BlockFi, ma qualcosa nella grafica si è un po' svecchiato, ci stava anche perché non era bellissima, però BlockFi mi piace come piattaforma, ripeto. Ciao a tutti, Tezos è in bearish mode e Tezos abbastanza secondo me, non era un granché anche nell'ultimo periodo. Ascolto dalla macchina, grandissimo, grandissimo, spero che sia piacevole anche per chi ascolta senza guardare. Ultimamente infatti mi sono posto come obiettivo quello di dire bene chiaramente anche i livelli di prezzo, proprio per farmi capire anche da chi non ha davanti il monitor del PC. Ma secondo te investire in oro con Pax Gold dà le stesse sicurezze di un investimento in oro spot? Guarda, eccolo Castagna 91, è lui il nostro vincitore della prima stagione Shitcoin. Io ti dico la verità, io penso di sì personalmente, poi ovviamente non è un consiglio finanziario, non è un incentivo all'investimento né niente, però io la penso così personalmente, perché comunque c'è dietro Paxos che è regolamentato da chi regolamenta anche fondamentalmente il mercato dell'oro spot, quindi mi fa sentire tranquillo. Ciao Luca, purtroppo in ritardo anche questa sera, l'università mi fa tornare a casa tardi e stanco, tranquillo stasera recupero, guarda non ti preoccupare, studia che fai solo bene, dai il massimo. Oddio, dato una botta vi ho ucciso le orecchie di sicuro, però mi stavo gasando, io quando mi gaso gesticolo, volevo dire dai il massimo perché ne vale la pena e poi avrai tempo di recuperarti i miei video in differita. Ciao Luca, ma quanto ci mette ad arrivare la Binance Card? L'ho ordinata già da tempo, ormai è ancora nulla, guarda siamo in due, non ne ho visto nemmeno l'ombra. Io uso Plus 500 per comprare, solamente utilizzo Revolut. Ah beh, anche quello potrebbe essere interessante, Revolut. Plus 500 invece è speculativo, anche lì sono prodotti derivati. Ciao Luca, mi puoi dire qualcosa sull'indicatore USD Index che vedo citare sempre più spesso in alcune analisi? Grazie. USD Index non lo conosco, però immagino sia qualcosa legato alla supply del dollaro o al valore d'acquisto del dollaro. Vediamo. Ecco, infatti, è un indice del valore del dollaro statunitense in relazione a un paniere di valute straniere. Media geometrica ponderata del valore del dollaro rispetto a euro, yen, sterlina. Interessante. Interessante. Sì, in sostanza fa vedere l'andamento del potere d'acquisto del valore effettivo del dollaro. Potrebbe essere interessante da integrare nelle analisi perché comunque spesso e volentieri Bitcoin è quotato in dollaro, quindi magari potrebbe sembrare che sta aumentando di valore, ma in realtà è il dollaro che sta perdendo di valore, ok? Quindi per inquadrare un po' questo discorso qui. Che dire? Guarda, tra l'altro, adesso lo sto approfondendo in questi giorni perché vorrei fare il video, se riesco, già la prossima settimana. Ho trovato un exchange che si chiama Bitflyer, che ho visto che anche un collega amico, Marco Crotta, ne ha parlato in uno dei suoi video, che l'avevo scoperto già da un po' perché permette di fare trading, di operare in un mercato, nel mercato dello yen, ok, Bitcoin yen, quindi di uscire in yen e non in euro, ok? Questo potrebbe essere una sorta di hedge anche dal punto di vista della valuta fiat, per chi non vuole essere esposto al dollaro, essere esposto all'euro, si può seguire il mercato Bitcoin yen, e lì tra l'altro c'è uno spread praticamente nullo perché è un exchange giapponese che solitamente appunto aveva il grosso del mercato in Giappone, ha lanciato la spin-off europea che ha regolamentato tutto quanto, quindi anche sicura come piattaforma, e dà accesso alla liquidità giapponese. Molto interessante, magari ne parleremo. Buonasera, anche se in ritardo, mia prima live, non ti preoccupare del ritardo, hai tempo perché alla fine viene ripostata sul tubo, quindi te la puoi ribeccare, non ti preoccupare. Rendite passive, c'è anche Binance con le stable coin, assolutamente sì, Binance ultimamente è una bomba per le rendite passive, veramente una bomba.
Tra l'altro, tra poco, sempre per vostre richieste, cioè parleremo dei liquid swap e dei, come si chiamano, dual savings, se non ricordo male, perché me lo state chiedendo in tanti, quindi ne parleremo, ne vale la pena. Soprattutto i liquid swap mi piacciono, danno un ottimo rendimento. Dove siamo? Ciao grande, seconda live, ben ritrovato allora, ben ritrovato. Dunque, dove qua c'è qualcosa, mi sono perso un momento. Ci puoi parlare di OUSD? Non sei il primo a dirmelo, magari eri sempre tu sotto mentite spoglie. Origin Dollar si chiama, vero? OUSD, fammi vedere se è proprio lui. OUSD Crypto, cerchiamo, mi pareva di averlo, eccolo qua, sì, è Origin Dollar. Aspetta che ve lo faccio vedere, perché potrebbe valerne la pena, non lo so, magari qualcuno lo conosce già di più di me. Porco cane, non trovo il loro sito web. OUSD.com, è questo? Vediamo, è lui. Allora, ve lo giro, guardate, così ve lo vedete anche voi qua. Allora, OUSD è una stable coin con incluso una sorta di yield farming, quindi ribilancia la sua supply. Vi ricordate il discorso di Ampleforth, che ha la supply elastica in base a domanda e offerta, la ribilancia. In realtà questo, se non ho capito male, funziona in questo modo: il prezzo è stabile ed è legato allo US dollar, però ha un sistema che ne fa crescere costantemente la supply, quindi in sostanza avete sempre più coin nel vostro wallet grazie allo smart contract che lo controlla. Non ho ancora capito alla perfezione cosa genera questo yield, da dove è generato, qual è insomma il loro modello, però lo devo approfondire, perché secondo me ne vale la pena, mi sembra interessante. Al momento il suo APY è 4,41%, e in sostanza c'è la DApp, che permette di creare lo OUSD utilizzando USDT, USDC e DAI, quindi andando a bloccare, a lockare queste stable coins, mi pare anche una sola di esse, e in sostanza lui ha delle strategie interne che, appunto, ripeto, devo approfondire, che generano rendimento probabilmente tramite lending, tramite cose di questo tipo, ecco, che viene distribuito sotto forma di supply aggiuntiva. Vale la pena studiarsela, mi ci butterò un occhio, promesso, avete la mia parola. Ve la volevo solo condividere, per questo ne ho parlato anche adesso. Eccoci qua. Allora, cosa ne pensi delle bande di Bollinger nell'analisi tecnica? Sono un ottimo indicatore, ovviamente da contestualizzare, perché sono, cioè dal punto di vista statistico sono interessanti, soprattutto nei momenti cosiddetti mean reversal, perché in sostanza cioè danno un range dato dalla media più o meno la varianza, circa, non mi ricordo esattamente la formula, però per capire un po' com'è distribuita l'andamento nell'ultimo periodo, 20 campioni di default, e in sostanza può essere utilizzato in diversi modi. Innanzitutto per capire quando usciamo da questo intervallo, quindi c'è una volatilità sopra la media. Banalmente, quando c'è poca volatilità, utilizzando il range come intervallo di operatività, per chi magari opera su range, fa grid trading, fa operatività di breve, insomma di compra basso, vendi alto, ripetuto, quelle operatività di brevissimo alla scalping, oppure, che è il modo che preferisco io, andarne ad analizzare l'ampiezza ci dice quando siamo in fase di espansione, cioè le bande di Bollinger hanno ampiezza crescente, che vuol dire che la varianza è in aumento, quindi più volatilità, oppure quando è in contrazione. Solitamente dopo periodi di forte contrazione prolungata, quindi ampiezza delle bande di Bollinger stretta, abbiamo buona probabilità di una fase espansiva, e viceversa, dopo una fase espansiva abbiamo una buona probabilità di avere un decremento poi della volatilità, perché la volatilità è molto molto soggetta a ciclicità e alla mean reversion, per l'appunto, e quindi un'operatività sulla volatilità, che molti magari la fanno, io talvolta la faccio con opzioni o con altri strumenti, può essere interessante ed utile, e quindi niente, questo, le bande di Bollinger aiutano in questi termini. Swipe card e Binance card saranno quindi una cosa sola? Nel senso che
La swipe continua ad esistere, se non erro. Alcuni vantaggi della swipe si sono tradotti nella Binance Card, ma mi pare che la swipe continui ad esistere. E a tal proposito, a grande richiesta, tra poco farò un tutorial, una review anche della swipe card. Alla fine avrò una pila così di carte, di crypto cards, di cui ne userò, se va bene, una, due, tre, non lo so, poche probabilmente. Ciao Luca, grazie per tutto quello che fai. Domanda: un BTC o 32 Ether? Mamma mia, bruciapelo proprio, eh? Beh, 32 Ether mi pare che siano qualcosina in più di un BTC. Adesso non fatemi dire una castroneria, però no, a parte gli scherzi, cioè capisco il senso e ti dico la verità, un BTC, cioè se è l'unica coin che possedessi, se fosse, scusate, l'unica coin che possiedo, un BTC. Se si ha già un BTC e magari si vuole andare ad ottenere un'altra esposizione alle cripto, ci sta a esporsi a Ether. Però io non ragionerei in questi termini, cioè nel senso, io ragionerei in termini sempre percentuali, non d'averne per forza 32. Capisco che si diventa validatori di Ether 2.0 e fa gola, però sapete, ci sono metodi per ottenere una rendita su Ether anche senza diventare validatori di Ether 2.0 e con minori rischi soprattutto. Quindi io, dal punto di vista dell'investitore, penserei ad avere un portafoglio ben distribuito, nel mio caso ad esempio il famoso 15% in Ether, e tenere quello, quindi non volerne avere 32 per forza. Però ovviamente secondo a Bitcoin, perché per una questione di mia tolleranza al rischio, già le cripto sono un asset class rischiosa. Se poi mi vado a esporre di più in altcoins, di più in Ether rispetto che Bitcoin, vado ad amplificare ulteriormente la volatilità del mio portafoglio, cosa che personalmente non vorrei fare più di tanto, e quindi la mia logica è un po' quella lì, ecco. Dove siamo? Io stasera avrei speculato sulle azioni Apple per via dell'evento, sì, però sono un po' imprevedibili. All-in o USD? No, dai, all-in no, però potrebbe diventare interessante. Grande Luca, dopo 130 differite su YouTube mi faccio la live su Twitch. Grazie, grandissimo. Scillami un po' di shitcoin e qualche consiglio finanziario, sei il numero uno. Non posso, mi dispiace, ma non sono assolutamente abilitato a dare consigli finanziari e quindi non lo posso fare, però ti posso regalare qualche shitcoin così al prossimo giro. Però quando apriamo la stagione 2 mi ricorderò di te. Ma come le pensano queste cose? Sì, in effetti se le pensano tutte. Grazie però USD, ma figurati, grazie a te per averlo segnalato. Provato la funzione di Eidu per mettere in stake frazioni di BTC tramite PBTC, ma per piccoli importi le fee sono insostenibili, classica cosa da DeFi. Ether non è un altcoin, non lo so, dipende, lì è, non lo so, è la definizione, si può dire sì, si può dire no, il significato non cambia, il senso è che è un qualcosa di più volatile di Bitcoin e che spesso i movimenti che ha sono figli di Bitcoin, quindi pump di Bitcoin, succede qualcosa anche a lei indirettamente, viceversa. Quindi non lo so, la metto un po', mi spiace perché io sono un mega fan di Ether, io sono la prima coin che ho acquistato storicamente è Ethereum, mi sono avvicinato al mondo delle cripto grazie a Ethereum, vi dico solo questo, e sono di parte, sapete che io parteggio tantissimo per Ethereum. Detto questo, però, dal punto di vista di investitore io vedo le caratteristiche delle due coin, la stabilità del prezzo, la volatilità, la dipendenza di una dall'altra, l'andamento storico, e quindi Bitcoin è più regolare in questi termini, banalmente, senza dire meglio e peggio, che sono parole che prive di significato. Mi sono fatto Twitch apposta per te, se mi ringrazi ti scillo l'abbonamento di Prime. Shishcoin tutorial, io ti ringrazio tantissimo, sei fantastico, sei il numero uno, e ne approfitto per scillare un po' anch'io l'abbonamento di Prime, perché se avete Amazon Prime e quindi potete richiedere Twitch Prime in maniera gratuita, avete a disposizione un abbonamento al mese, mi pare, gratuito da dare al vostro creator preferito, e ce l'avete davanti, che fortuna.
fortuna, cioè quando mai vi capita un'altra cosa del genere? E quindi che cosa aspettate? Regalatemi subito questo abbonamento, no? Scherzi a parte, se volete sostenere il mio lavoro, sapete che i modi sono: utilizzare i miei referral link che vi scillo a destra e a sinistra se siete interessati alle piattaforme, oppure abbonarvi ad esempio qui a Twitch tramite Twitch Prime, non pagate neanche niente, quindi io sono contento perché non vi spillo soldi e voi siete contenti perché mi fate una piccola donazione e mi gasate ai massimi. Ragazzi, grazie di cuore a chi deciderà di sostenermi. Bene, finita questa pappardella, andiamo avanti. Quando metti in stake un token su Binance, dove lo vedi dopo? In che senso? Perché in stake non va vincolato, cioè basta depositarlo, i proof of stake, quelli che non sono i locked staking, perché i locked li vedi nella parte appunto dei locked staking, quindi qua, per capirci. Volevo anche, mannaggia, parlarvi di Injective Protocol, ma magari un'altra volta. Ma sì, dai, un'altra volta. Allora, aspettate che torniamo su Binance. Li vedi, allora, su Binance Earn, che adesso si chiama così, ci sono i locked staking. E qua dentro vedi in sostanza quello che tu hai, ok? E anche nel wallet, quando tu vai a vedere il tuo wallet, c'è la parte dedicata alle coin in rendita, tra cui appunto gli staking. Comunque sono sempre sotto controllo. Quelli che prima si chiamavano flexible staking, invece, non serve vincolarli da nessuna parte, perché semplicemente ti danno la rendita e basta. Quindi tutto lì. Tenendoli in wallet e niente, basta, tutto lì appunto. Ciao Luke, grande Giuseppe che è sempre sul pezzo, ne approfitto per salutarti e ringraziarti di esserci sempre. Ciao Luke, se si parla di speculazione, per ora si tratta solo di questo sulle cripto, a parte Bitcoin vedremo, alla fine long o short non conta poi tanto, la conclusione a cui sono arrivato è che bisogna aver ben chiaro che fetta di torta si vuole mangiare e quanto si è disposti a rischiare per farlo, giustissimo. Per cui invito tutti, me compreso, a riguardarci i tuoi bei video dove tratti tutti gli argomenti del money management e nel frattempo aspetto sempre una puntata sulla psicologia del mercato e dei traders. Guarda, ti ringrazio. Grazie ovviamente di aver shillato i miei video sul money management, ma effettivamente sono consapevole anch'io che sono più utili, cioè hanno meno appeal, nel senso se uno arriva e vede i miei video di sicuro non si mette a guardare le pappardelle sul money management, perché c'è un po' questa credenza, no, che il trading ti fa fare soldi in fretta, soldi facili, è una follia, una pura follia, perché non è assolutamente così, è tutta un'altra cosa, cioè il trading è perdere soldi soprattutto, e poi se diventi capace un po' alla volta riesci a farti una piccola rendita. Non scordatevi di avere lo stipendio col trading e cose del genere, perché sono robe veramente da guru che vi vogliono vendere i corsi, lasciate perdere quello. E il money management altro non è che la gestione del proprio portafoglio, del proprio capitale, finalizzata a non finire in rovina, perché quella è la priorità, non finire in rovina, non guadagnare il più possibile, non finire in rovina, perché è più facile di quello che pensate. E quindi ti ringrazio di portare alla luce questi temi veramente importanti, e anche la psicologia del mercato e dei traders è una cosa fondamentale sulla quale, giuro, approfondiremo veramente tanto. Dammi ancora 17 giorni che mi libero dalle 8 ore occupate che ho e poi vedrai che sforneremo più contenuti. Mi piacerebbe poterti vedere insieme ad Alberto di AC Criptovalute insieme, perché no, dai, anche le collaborazioni live così a coppie, a gruppi continueranno e saranno sempre di più, quindi sicuramente accadrà. Se la swipe me la rimborsa mi abbono anch'io. Se la swipe me lo rimborsa mi abbono anch'io. No, cos'è crypto.com che rimborsa Amazon Prime? Quindi fantastico. Allora, vi scillo crypto.com, così fate la carta, quella qual è che rimborsa Prime? Forse neanche quella da 10.000 cro. Ci vuole quella da 100.000 cro. E vabbè, però almeno dai, mi fate l'abbonamento, mi regalate l'abbonamento, avete Prime in regalo, no? Cioè, cosa saranno mai 100.000 cro per regalarmi l'abbonamento? No, sto scherzando, ragazzi, non prendetemi mai sul serio. Questa è la regola numero uno, è non prendetemi mai sul serio. Dove siamo? Qua mi è saltato via tutto. Da quando hanno reclamato il premio delle shitcoin sono diventato ludopatico. Puoi analizzare Yearn Finance? Sì, adesso lo guardiamo con i grafici, che adesso passiamo ai grafici.
L'airdrop dell'NFT di Lost in Space vale $0. Beh, per ora, aspetta, magari acquisirà valore. Ovviamente era un airdrop così gratuito, non ci si poteva aspettare milioni. Come ci si abbona al canale? Ho fatto Prime oggi per il Prime Day, tanto vale sfruttare questo mese gratuito per supportare Luca. Guarda, non, ti dico la verità, io non lo so, però se cerchi, che ne so, how to get Twitch Prime with Amazon Prime, qualcosa del genere, secondo me dovresti trovare un tutto. È semplice, deve essere semplice. Io se faccio trade con BTC, quando compro e voglio vendere, o sale e arriva dove voglio, allora vendo, o se scende non vendo e cambio ragionamento holdandolo finché non va dove voglio. Sì, però c'è un piccolo problema che potrebbe non funzionare alla lunga questo metodo, e attenzione, perché non è che questo non capisco se è detto seriamente oppure no, però spero di no sinceramente, perché altrimenti ci si espone a un rischio che è abbastanza grande, che è quello di avere appunto un piano, che è quello di fare un trade, di entrare per rivendere a un certo punto, avere un setup. Quel setup viene invalidato e anziché uscire con lo stop loss dire ma sì, holdo, tanto prima o poi risalirà. Non è affatto detto, attenzione, pericolo, pericolo, pericolo. Perché non imposti un modo di spendere le nostre shitcoin? Una piccola recensione su una coin? Ma perché no? Potrebbe essere un'idea, ma ne parliamo anche di quello, anche le shitcoin voglio farle diventare istituzionali, quindi ho grandi progetti per le mie shitcoin. Basta, allora, basta cavolate, andiamo a buttare un occhio sui nostri amici grafici. Cos'è che vi volevo dire? Avevo trovato questo articolo carino che mostrava che anche Stone Ridge, che è un'altra azienda, asset management, un fondo, un gestore di asset per l'appunto, ha voluto investire in Bitcoin. Adesso c'è un po' questo trend, no? Che molti fondi, asset management funds istituzionali, mettono una fetta dei loro investimenti in Bitcoin. Si è visto con Square, si è visto con, com'è che si chiamava? Non mi ricordo. Ricordo più il nome, insomma, molti hanno allocato una parte dei loro fondi in Bitcoin come hedge, solitamente, infatti una parte piccola, Square, l'1%, e comunque niente, è un trend interessante, vi volevo condividere anche questa notizia qui, così giusto per fare un po' il permabull. Torniamo a noi e andiamo a vedere i grafici. Allora, Bitcoin si è comportato bene, finalmente, perché ha rotto il range high, o meglio, il vecchio range low, agli 11.000. Se vi ricordate, abbiamo parlato degli 11.000 come il livello di cui fare il reclaim per recuperare il bias bullish. Tante parole che sembrano arabo, ma che in realtà vogliono dire. 11.000 è nato da questo clusterino intermedio e ha fatto da range low durante questa fase, ok, questa epoca. Dopodiché è stato rotto a ribasso, abbiamo fatto un movimento un po' qua sotto e quindi in sostanza quella era diventata la resistenza principale. In una condizione di mercato nella quale il macro è rialzista e abbiamo un piccolo costrutto correttivo sul breve in controtendenza rispetto al macro rialzista, ripeto, la prima condizione di recupero del bias bullish su tutti i time frame, quindi di setup long, è proprio l'invalidazione del costrutto correttivo di breve, che in questo caso si traduce proprio nel reclaim, quindi nel recupero, degli 11.000 stessi. Ok, quindi questa era la nostra ipotesi di partenza. Se andiamo a recuperare gli 11.000, si ritorna bullish su tutti i time frame, sul macro e sul micro, perché siamo di nuovo nell'area di top e il macro ovviamente è inviolato. Poi che altre considerazioni abbiamo fatto? Allora, abbiamo visto che c'era stato un tentativo di attacco agli 11K nei giorni 19 e 20 settembre, concluso con un flop, con un falso breakout, che in realtà ha rispedito nella zona sotto, quindi appunto senza validare il break, il prezzo. Questo ha creato un'area di liquidità in offerta in questo pool tra 11.080 e 11.190, dato da questa shadow principalmente, dove sono stati fillati un po' di short, immagino, e si è generata appunto un po' di liquidità in offerta, estendibile se vogliamo fino a 10.000 e fino a 10.950,
quindi tutta quest'area è liquidità in offerta. E quindi cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che per andare a generare un breakout che avesse qualche possibilità di essere sostenuto prima di averne la certezza, dovremmo innanzitutto andarci a riprendere quest'area di liquidità e andare a chiudere con un po' di convinzione lì sopra, quindi permanere sopra quest'area di liquidità. Significherebbe assorbimento dell'offerta, la domanda che si fa vedere in maniera abbastanza chiara e evidente, per l'appunto, scusate la ripetizione, ma un messaggio chiaro che la domanda c'è e assorbe l'offerta. Poi ovviamente si aprono le porte ai setup long in base a come si evidenzia questo breakout, quanto chiudiamo lontani la candela dai livelli chiave, insomma tutte quelle cose che avevamo già visto. Adesso andiamo a vedere che cos'è accaduto. È accaduto che la candela di breakout 10 di ottobre è stata bella ma non esagerata, cioè c'è stato la presa della liquidità. Siamo arrivati fino a 11.500. Poi c'è stato un po' di offerta che è ritornata in gioco, questa shadow, e ha chiuso la candela a 11.300, ok? Considerando che il top della liquidità precedente era 11.200, si tratta di $100 sopra, quindi sì, ha chiuso sopra, ma non ha fatto il boom, ok? Non, che voleva dire, che ne so, chiudere $500-600 sopra. Quindi è bullish, con una piccola riserva, ok? Il breakout c'è stato con riserva. Poi cos'è accaduto? Il giorno dopo non è accaduto nulla, in sostanza, perché abbiamo avuto una candelina totalmente insulsa. E poi è accaduto ieri che c'è stato un po' di turbolenza a ambo i lati. Cos'è successo? C'è stato un tentativo da parte dell'offerta di dampare fino al livello precedente di liquidità 11.200, per l'appunto il low è stato 11.190 e poi assorbito. Poi c'è stato un tentativo da parte della domanda di pompare, è arrivato a 11.700, assorbito. Alla fine il body è bullish perché ha chiuso con un higher high anche rispetto al picco precedente di liquidità, molto positivo, c'è follow up di domanda e soprattutto la liquidità in offerta che si trovava sulla shadow della candela di breakout è stata completamente assorbita, molto bene questo, ok? Assorbita senza particolari reazioni, perché se la reazione è stata questo tentato dump, poi è stato immediatamente vinto dalla domanda. Quindi questa candela è positiva, ma c'è un ma, ovvero la spazzata di liquidità sopra e la spazzata di liquidità sotto generano quella che io spesso chiamo candela di arresto. Candela di arresto cosa vuol dire? Vuol dire che spesso e volentieri queste candele tirano un po' il freno a mano, cioè cosa fanno? Fanno seguire a questa candela dei giorni poco interessanti di scarsa volatilità. Non è una legge assoluta, non esistono leggi assolute e scientifiche nel mondo dei mercati, ma spesso accade così, ok? Quindi banalmente io mi aspetto che nei prossimi giorni ci sarà un po' di lateralità senza particolari esplosioni di prezzo. Adesso l'ho detto, domani dump e dopodomani pump, così, boh, non lo so, però vi dico quello che il grafico mi dice con maggior probabilità, possibilità, anzi, vediamola così. Fin tanto che ovviamente la candela d'arresto non viene violata, quindi si parla di andare a violare l'high che è 11.730, vedete, l'high della shadow in questo caso, e il low che è l'11.190, che è il nostro ex picco di liquidità. Quindi io mi aspetto una sorta di operatività di andamento, scusate, ranging in questo in questi due, tra questi due livelli. Per quanto, boh, non lo so, la sfera di cristallo magari la potrei interpellare per chiederle che cosa dice, ma secondo me non lo sa neanche lei. No, infatti mi dice cosa cacchio mi stai chiedendo, è troppo anche per me, mi ha detto addirittura. Ma in sostanza niente, questo al di là delle battute, delle stupidaggini, è il senso della candela di arresto. Quando viene spazzata liquidità, spazzato open interest, spazzate posizioni, devono ricostruirsi un po' alla volta. A meno che non ci sia una botta di domanda offerta improvvisa, solitamente ci vuole un po' di tempo. Questo per chi opera sulla volatilità a volte è utile, perché ci dice, che ne so, candela d'arresto, covered call, vendere opzioni, short volatility, qualcosa di quel tipo lì, come hedge ovviamente, non come unica operatività, perché altrimenti diventa veramente rischiosa anche quella.
Al di là di questo, quindi parlando di banale, di mera operatività direzionale, invece abbiamo sempre la nostra entry area che avevamo designato prima del breakout. Abbiamo detto in caso di breakout la prima entry area interessante diventa questa, quella che va dai 10.950 agli 11.100 e agli 11.200, arrotondiamo. Per quale motivo? Perché il top ovviamente è il vecchio spike di liquidità famoso, il bottom dell'entry area è quest'area dove c'è la maggioranza della chiusura delle candele prima del breakout, nonché il nostro clusterino intermedio famigerato che ha generato il livello 11K e la sua significatività. Stop loss. Allora, lo stop loss è l'invalidazione, quindi quando è che viene invalidato questo setup? Il setup è di breakout e retest. L'invalidazione del breakout, nella maniera più semplice nella quale la si può definire, è l'assorbimento dell'impulso che ha portato il breakout. L'impulso che ha portato il breakout nasce da qua, da 10.580, e si traduce con questa leg up. Ok, questo è l'impulso di breakout, il movimento rialzista che ha rotto il livello sul quale basiamo il setup. Quindi l'assorbimento di questo impulso è una sufficiente prova per dirmi hai sbagliato e quindi uscire dalla posizione in perdita, stop loss. Quindi per me lo stop loss si pone bene sotto i 10.550. Questo è quanto. Ovviamente quello è il bear scenario, che tra l'altro sarebbe anche un lower low andare a finire lì sotto. Il bull scenario invece è la rottura di questa area, guardate, tra il range high della candela di arresto e gli 11.825, che mi pare sia un livello chiave su time frame settimanale, fatemelo confermare, no, non lo è, quindi non so che sul mensile neanche. Quindi non so perché ho segnato quel livello lì, beh, probabilmente sul giornaliero, magari non lo so, volevo segnare un livello a tutti i costi. Effettivamente però c'è questa, sì, qua, nasce da qua. Era il range high inizialmente definito, facciamo così, perché effettivamente c'è una botta puntiforme che dà una certa rilevanza al livello stesso, però forse sarebbe più corretto aggiungere anche 11.940. Al calderone, quindi estendere forse l'area, che però a sto punto diventa un po' larga, però per correttezza vedo giusto mettere dentro anche quello, perché ve lo spiego, in sostanza io vedo un livello importante laddove c'è una reazione violenta da parte del prezzo, violenta quindi puntiforme come questa qui oppure questa qui, vedete, che si avvicina e poi babam compare offerta e lo sopprime, si avvicina babam offerta che lo sopprime, questi due livelli diventano livelli chiave per i posteri o i postumi per il futuro. Insomma, e quindi 11.730, 11.930 è la nostra area di resistenza sopra la testa, quindi andarcela a riprendere, che a sto punto vuol dire praticamente andare a fare dei nuovi massimi, perché quella è poi anche l'area dei massimi, è il bull case. Quindi il primo trigger è la rottura sul breve della candela di arresto che innescherebbe liquidità, verosimilmente andrebbe a spingere un po' più in alto e credo che qua ci andremo a pescare se spingiamo abbastanza la rottura della candela di arresto. E poi c'è da vedere come reagiamo appunto con i massimi, quindi in sostanza si parla di effettivamente di un higher high come nuovo catalizzatore per una leg up importante, altrimenti ci sono sempre queste aree nelle quali probabilmente appunto permarremo per un po', stiamo un po' a vedere. In ogni caso, per invece l'entry più aggressivo su retest rimane valida questa entry area anche in caso, ripeto, di lateralizzazione, perché spesso nei movimenti ranging ci sono delle prese di liquidità dalle zone sopra sottostanti, quindi occhi puntati anche lì. Chiusa parentesi su Bitcoin, andiamo avanti con le altre mie posizioni, che sono Ether, eccoci, Ether 50%, perché il resto l'avevo chiusa e siamo sempre lì. Guardate il settimanale mostra fatica a fare il reclaim. Allora abbiamo il range che nasce dal clusterino qua nell'intorno di 0.0335 circa,
e l'abbiamo perso, nonostante ci sia palesata un bel po' di domande, in particolare quando abbiamo aggredito 0.0318, quest'altro livello. Bene, questo. Domanda c'è, però non sufficiente a confermare il reclaim, e questo mi ha fatto uscire da metà posizione. Se dovessimo confermare il reclaim sarebbe un bel segno, ma ancora più bello poi ovviamente andare a riprendere dei nuovi massimi. Al contrario, un palesarsi di offerte che fa perdere 0.0318 è il bear scenario, e ciò che mi indurrebbe a chiudere in toto la mia posizione su Ether per aspettarlo poi in zona 0.028 all'incirca qua, ecco. Quindi questa è un po' la mia visione attuale su Ether. BNB, l'altra coin alla quale sono esposto long. Dunque, bene, perché vi ricordate il discorso della triangolazione? Avevamo detto, sta triangolando. Avevamo detto dall'inizio, guardate come poi effettivamente i grafici spesso parlano in maniera chiara. Dopo che abbiamo visto questo pump e questa respinta puntiforme, se vi ricordate, avevamo detto ma è difficile subito fare un higher high perché ci vuole una botta di domanda pazzesca. Quindi lo scenario più probabile è proprio quello di triangolazione, perché ovviamente per fare fronte a un pump and dump, passatemi il termine inappropriato, però che fa capire il senso, così localizzato, così concentrato, ci vuole un attimino di ridistribuzione prima poi di ripartire, cioè creare nuovi massimi e minimi più vicini che non siano distanti chilometri l'uno dall'altro. Fondamentalmente abbiamo creato un top che è a 0.0027, questo, e un bottom, un low in realtà, cioè uno qua a 0.00221 e uno più recente a 0.0025. E questo a 0.025, tra l'altro, era vicino a questa area che avevamo considerato come possibile entry aggressivo, che conteneva questi due clusterini intermedi e dintorni. Purtroppo è stata sfiorata ma missata, perché insomma difficilmente si sarebbe riusciti a entrare su una pennellata del genere, e quindi in sostanza se si puntava di entrare su questo retest a fatica ci si riusciva. Adesso che cosa ci rimane per chi se non fossimo riusciti ad entrare? Abbiamo questo livello 0.0027 che dobbiamo vedere come lo approcciamo. Per ora l'offerta ci sta tenendo un po', sta spingendo un po' indietro quando cerchiamo di entrare, però non so quanto durerà perché c'è domanda. Vedete queste due candele verdi, volumi sopra la media, le prime candele a volumi sopra la media tra l'altro da un po', quindi i presupposti ci sono. In ogni caso ci sarebbe un setup carino: breakout, retest, ovviamente tenendo conto anche di questo top come entry area sul retest, e lo stop loss qua sotto eventualmente. Ne parliamo poi in caso di breakout. Io sono sempre esposto long da tempo, lo sapete che ero entrato qua giù, e rimane tale la mia posizione perché l'ottica era trend follower. Questo per me è quanto. Io passo la palla a voi. No, qualcuno mi ha chiesto di Yearn. Yearn è inguardabile, non ho altre parole per descriverlo il grafico. Il progetto è ottimo, è valido, sapete che io stesso ci investo nella piattaforma, non nella coin, e tra poco usciranno i Vault, la versione 2 dei Vault, che è un prodotto veramente bello, cioè andate a vedere cos'è, vale la pena conoscerlo. E cosa avevamo qui? Allora, avevamo una prima area di supporto, un cluster di prezzo che è quello che va tra l'1.05 e l'1.3 Bitcoin, e la prima area di resistenza 1.8795, questa qua insomma. Abbiamo pescato dall'area di liquidità in domanda, però l'area di offerta, la resistenza, non vuole darsi per vinta. Il primo segno di ripresa sarebbe il reclaim di questa resistenza, cosa che ancora non è accaduta e che comunque non basterebbe invertire la struttura, perché la struttura è bearish dovuta al fatto che l'ultimo high è a 3 ed è veramente veramente lontano. Sapete che per invertire una struttura ci vuole un higher high e un higher low su un time frame quantomeno, cioè su un andamento, su un movimento non degli ultimi due giorni, ecco, un po' più strutturato, un po' più lungo nel tempo, un po' più rilevante.
E quindi quello che dovremmo fare è innanzitutto appunto fare il reclaim, poi magari fare qualche costrutto più di ultimo tempo, cioè fare nuovi massimi e minimi, fare un po' di ridistribuzione del valore del prezzo e poi appunto rompere quest'ultimo costrutto e lì magari poi si continua, si va avanti togliendo tutto questo bruttissimo andamento e perché no poi andando un po' alla volta a riconquistarlo. Però siamo molto molto lontani a mio parere dall'essere bullish su Yearn, sul grafico. Torniamo da voi. Allora, uno sguardo al reserve sembra aver ritracciato parecchio e pronto a invertire. RSI giornaliera ha ripreso a salire. Andiamo a vedere reserve, che ce l'ho qua tra l'altro. Bella coin, tra l'altro anche lei. No, non REN, eccola. Allora, anche qua non ci sia, cioè, c'è una struttura oscena perché ha fatto un ritracciamento pesantissimo, pesantissimo. È arrivato, cioè è una struttura da bag holding anche questa, perché vedete questo crescita parabolica e sell off, è brutta come struttura ed è difficile da superare. I primi livelli, effettivamente qua era uno stop loss di un vecchissimo costrutto triangolare, quello lì che vedete, ma in ogni caso è un livello chiave di prezzo che ha funto da supporto. Tuttavia non c'è stato gran follow up di domanda, perché se vedi la candela di ieri che ha tentato un po' il pump, è stato clamorosamente assorbito. Brutta questa candela. Quindi prima di non vedere quantomeno un reclaim di quest'area 10391-11502, quest'area non c'è veramente neanche un minimo barlume, neanche col reclaim non vorrebbe dire granché, però quantomeno sarebbe un primo segno. Al momento non ci sono setup long piacevoli su reserve. Rev, un video per favore, sentito parlare bene. Boh, non la conosco. Vorrei mettere dei miei disegni su NFT per poi venderli. Come bisogna fare? Ma devi usare una piattaforma come Super Rare oppure Rarible, per esempio, e lì carichi il tuo file e ci crei l'NFT. È tutto da smart contract, quindi è da lì. E poi ovviamente creare un mercato, devi avere una community da cui farlo vedere, tu lo vendi e la gente ti fa le offerte se è interessato oppure no. BAT BTC, andiamolo a vedere subito. BAT BTC, agghiacciante, terrificante, orribile, osceno, mostruoso. È un range all'intorno dei bottom, della zona di bottom, terrificante, niente da dire. Dobbiamo uscire da questo range se vogliamo dare un po' di vita a questa coin, quindi andare a pescare un po' da qui, altrimenti c'è solo l'operatività di range, volendo il long sulla zona range low, 1700 sat e dintorni, con... pensando di continuare l'andamento range, ma è un'operatività che a me non piace granché, è un po' troppo predittiva per i miei gusti. Luca, grazie per il tuo lavoro. Per uno come me che si sta avvicinando dal poco alle cripto, i tuoi video sono preziosissimi. Io ti ringrazio di cuore, mi fa davvero davvero piacere che i miei video siano d'aiuto. Non è illudere di poter fare soldi facili o guadagnare in fretta, che è una cosa che odio, che si dice sul mondo delle cripto, è veramente toglietevelo dalla testa, ma di creare appunto una strategia, un approccio funzionale e costruttivo nel tempo. DOT, andiamolo a vedere. Un altro grafico agghiacciante, mi pare, DOT PERP, DOT USD. Non c'è DOT BTC, non c'è ancora. Oh sì che c'è su Binance. Dunque, che dire, DOT è in fase di ritracciamento abbastanza pronunciato e al momento si sta adagiando su un clusterone, che è questo. E dobbiamo un po' vedere come reagisce. Per adesso lower highs, lower lows, non c'è uno straccio di setup long neanche per lui. Niente da fare, niente da dire. Amici miei, 1:11. Allora aspetta, ci sono altre domande interessanti. Domanda: sarebbe utilissimo un video, magari con anche i passaggi pratici, per l'utilizzo di qualche piattaforma di swap. Sappiamo che sono cose da prendere con le molle, ma un test con un piccolo capitale si potrebbe fare. In particolare io mi intoppo nel lato di associazione di un wallet e l'utilizzo del collaterale in Ether da mettere. Mi piacerebbe vedere proprio le azioni pratiche per un'operazione. Quindi in sostanza come swappare, come fare un trade su un Uniswap, su un 1inch, su un DEX.
Ma potremmo vederlo, no, non è difficile, cioè, dove l'associazione del wallet ha mai usato MetaMask, forse è quello un po' che manca, dovremmo parlare un po' di quello. Ciao Luke, ma come fai trading di Ether contro BTC? Spot, perp o future? Allora, in realtà contro BTC, Ether BTC, prediligo, usavo il nostro caro BitMEX. In realtà le alt BTC, le copie alt BTC, ahimè, mi tocca fare spesso margin trading perché non ci sono i future sono in USDT di solito. Quindi spesso spot, anche perché si parla di size abbastanza irrilevanti e leve basse. Contro invece USD, solo, beh, di solito faccio solo long e ledge short, utilizzo invece i future a scadenza perché per evitare il funding e per mangiare anche qualcosina sulla differenza tra il prezzo del future e il prezzo dello spot. Però sull'Ether BTC di solito spot, ovviamente sul long non c'è bisogno del margin, sullo short c'è bisogno del margin, quindi ahimè su alt BTC sono gli unici casi in cui vado a fare margin. Ok, va bene. Niente, ragazzi, io stavolta vi saluto perché è passato 1 ora e 1 quarto. Adesso non voglio dilungarmi troppo con i live, anche per renderli più godibili sul tubo. Per chi ci segue sul tubo, scusate, per chi invece è su Twitch e si è perso l'inizio, sappiate che tra poco carico tutto sul tubo, quindi potete vederlo lì con tanto di minutaggi nella descrizione. Quindi potete saltare da un argomento all'altro senza dover guardare tutto. Se espandete la descrizione di YouTube, trovate tutti i minutaggi. Forse dovevo dirlo all'inizio e non alla fine, ma fa lo stesso. La prossima volta mi ricorderò di dirlo all'inizio. Vi ricordo di nuovo Shield Time, la promo di BlockFi per avere da 25 a 275 dollari bonus in Bitcoin se è la prima volta che usate la piattaforma, il primo deposito che fate, con queste regole che trovate qua. Per partecipare alla promo dovete usare il link che vi scillo ogni tanto. Qui nella chat su Twitch oppure in descrizione su YouTube c'è una zanzara grossa così, ve lo giuro, qui sulla camera è bruttissima da vedere. Ecco, è volata via, spero che non mi punga, lo farà di sicuro. Bene, scusate l'off topic, questa piccola digressione. Detto questo, io vi saluto, noi ci rivediamo in live venerdì e in video questo giovedì, anche se non ho ancora pensato a cosa dire. Vediamo, magari liquid swaps. Why not? Ragazzi, di nuovo un carissimo saluto e alla prossima!